Ecco, volevo parlarvi del libro del corsetto, visto che l'audio che avevo fatto nell'altro video non era venuto bene, allora ho preferito cancellarlo e andiamo a rivedere bene il libro del corsetto perché merita tantissimo. Partiamo dalla copertina. Ecco, questo è un corsetto che mi è sempre piaciuto tantissimo, che è esposto in un museo a Kyoto. Io ce l'ho su un libro di storia dell'abito d'epoca, mi è sempre piaciuto, allora l'ho voluto usare come copertina. Andiamo a vedere il nostro indice. Allora, facciamo un inquadramento sull'indice, che sia chiaro, una breve storia del corsetto, e come prendere le misure, il cartamodello del corsetto vittoriano 1880, cartamodello pronto, l'apertura basque, come inserirla, come cucirla, i materiali, le stoffe. Andiamo al secondo progetto che è il 1844 e poi come stringare e indossare il corsetto e una breve pagina su di me. Allora, qui partiamo appunto dalla storia del corsetto. Ovviamente sono testi scritti, sono scritti da me. Ho voluto tenere questa parte breve, più che altro anche gli abiti sono miei. Ovviamente ho delle foto storiche, tipo questi sono dei corsetti comunque originali che ho fotografato personalmente nel Museo di Londra. E qui iniziamo invece a prendere le misure. Ora abbiamo sia lo schema principale, abbiamo in allegato il video di YouTube di questo canale su come prendere le misure, perciò potete vedere me direttamente come le prendo su me stessa, perciò le potete prendere da sole per voi stesse, o imparare bene come prendere sulle vostre clienti e vedere bene tutte le misure che avete bisogno. Qui iniziamo con il cartamodello del 1880, che è questo. Ho creato il busto, il blocco con il suo cartamodello. Ho diviso tutti i cartamodelli segnandoveli questa è la riga del giro vita, giro fianchi, giro seno e giro sottoseno, e spiego bene come ad adattare queste misure proprio per creare il vostro cartamodello su misura. Vedete questa è tutta la spiegazione. Adesso le foto sembrano anche un po' scure perché è un po' la luce. Questo è il cartamodello pronto invece che è su carta millimetrata. E poi passiamo all'apertura basque, perciò qui vi faccio vedere esattamente come inserirla. Anche qui ho appena realizzato un video su YouTube dove trovate la spiegazione visiva di come mettere l'apertura basque, che potrò aggiungere nel libro perché ovviamente essendo una cosa digitale stampata. Questi sono i materiali. Qui è la pagina dei materiali, le stoffe più indicate per il corsetto, tutti i tipi di stecche, le stecche e il suo video in abbinato. Il video che anche questo sul mio canale di YouTube molto utile, vi spiega esattamente che tipo di stecche usare, vi spiego bene dalla stecca di fatta con rigilene, che comunque non è plastica, sono fibre, plastica e tessuto che io ho imparato ad usare in Inghilterra sia per i corsetti che per l'abito d'epoca e viene tuttora usata nei teatri. Poi passiamo, ovviamente ci sarà la stecca spirale, ci sono tutti i tipi di stecche. Quelle in acciaio ricoperte, dove bisogna metterne una, dove l'altra, come in che modo svolgono la loro praticamente azione e movimento nel corsetto. Ed è tutto spiegato nel video. Perciò adesso nel libro, nei prossimi libri, ovviamente ci sarà anche il link
del video per l'apertura basket, cosa che in questo qui, che è la prima versione che ho fatto, non c'era ancora perché l'ho postato praticamente ieri sera. Poi andiamo ad assemblare il corsetto, perciò dal taglio della stoffa passiamo a creare la chiusura dietro, tutti i materiali che ci servono, il come. Sicuramente a breve farò un video anche per la chiusura, così avrete anche quello da allegare al libro. Comunque qua ci sono tutti i consigli, tutti i dettagli. Qui parliamo praticamente dei due modi, uno con una stoffa sola e le varie fettucce messe all'interno, perciò qui abbiamo proprio gli esempi di come usare le fettucce, che dimensioni, quante stecche ci stanno in una fettuccia, nei diversi tipi e metodi. E poi c'è anche il corsetto fatto a due stoffe. In questo caso io ho voluto dividere, per farvi tutte e due le opzioni, scusate che ho il cellulare che va, per fare tutte e due le opzioni, cioè i metodi, ho pensato di fare il 1880 con una stoffa sola, che è come l'ho imparato io, che è quello che tendo a usare sempre sotto gli abiti d'epoca. Invece il 1844 ve l'ho proposto con due stoffe, perciò cucendo due stoffe insieme. Poi ci sarebbe un terzo metodo, che sono le due stoffe cucite insieme e la fettuccia all'interno, che rimane ancora veramente molto resistente. Quello lo potete usare tipo per il waist training, per fare degli stringivita che devono andare a essere tirati molto sul punto vita. Bene, qua vi spiego appunto come preparare le stecche con i rigini. Perciò piegati a zigzag e passati appunto sotto la macchina zigzag, li piegate in due e li passate sotto la macchina, ma è tutto spiegato benissimo. Qui creiamo il modesty panel, che è l'ultima cosa che andiamo a fare, che nasconde praticamente la pelle al corsetto, perché il retro del corsetto assolutamente non deve rimanere senza un modesty panel. Io odio vedere i corsetti che dietro non hanno il modesty panel che va a coprire praticamente la pelle che viene tirata. Qui iniziamo con il cartamodello di 1844. Anche qui vi ho spiegato bene, li ho suddivisi in modo che questo è da leggere, dovete leggere bene, non cercare solo di guardare il cartamodello già pronto, ma andare a imparare bene come si crea il cartamodello su misura, perché è molto affascinante. Rialziamo il corsetto, vedete che qui comunque, vedi che l'ho proposto, sono praticamente due stoffe cucite insieme. Questo è il secondo metodo. Perciò andiamo ad assemblare il corsetto, perdonatemi, fino alla fine. Questo è il mio primo 1850 che ai tempi avevo reso molto burlesque, anche se alla fine non sapevo neanche cosa fosse ancora il burlesque, perché parliamo di parecchi anni fa. E mi era piaciuta tantissimo questa stoffa, che è un damascato splendido, e questo praticamente è questa stoffa al rovescio, che era bellissima anche al rovescio. Ho voluto dargli questo contrasto forte. Così, sì, questi sono dei miei lavori che ho aggiunto. E poi abbiamo il video di come stringare il corsetto, che è veramente importante anche questo, come indossarlo da sole. Tanti clienti anche all'inizio mi dicevano: "No, ma poi come faccio a indossarlo da sola?" Poi ecco, il corsetto quando è tirato comunque deve rimanere almeno quei 3 centimetri aperto. Comunque se leggete bene e calcolate le misure giuste, che ve l'ho scritto come farlo, vedrete che vi verrà bene. Ecco, questa sono io al college. Ancora, che vedete che indosso proprio il mio corsetto 1880 sotto l'abito,
E questo era l'inizio, solo la gonna, dell'abito 1880, che sarà comunque il prossimo che farò, il prossimo tutorial, che è una delle mie ere preferite, lo adoro, il basso praticamente, con la sua petticoat e tutto lo strascico dietro, bellissimo. E questo è il libro del corsetto, ve lo consiglio vivamente. Lo potete contattarmi, a me piace proprio seguire le clienti, anche le persone meno esperte, soprattutto le persone meno esperte che vogliono imparare a creare questo indumento storico affascinante. E vi posso seguire anche con i materiali, se non li trovate li potete acquistare da me. E per acquistare il libro mi contattate direttamente, ho lasciato i miei contatti, li lascio anche sempre sotto, sia tramite la mail o il mio sito, anche sul mio sito addirittura c'è anche il link per comprarlo direttamente se non volete contattare me. E lascio sempre anche il mio cellulare che dove potete comunque contattarmi tramite WhatsApp. Allora, un ultimo primo piano. Vi leggo esattamente, vedete, fino a capo finito con due progetti e il corsetto. Grazie a tutti, arrivederci.